tutti, benvenuti all'ormai tradizionale concerto di fine anno dell'Associazione Musicale Jubilate Deo. Ringraziamo il Comune di Torre del Greco che ha permesso la realizzazione di questo concerto. Grande è l'entusiasmo e la gioia con cui ci accoglie il parroco Don Giosuè in questa splendida Basilica di Santa Croce, in un momento molto importante per la popolazione torrese. Il nostro caro Beato Vincenzo Romano è all'attenzione di tutti per il suo modello di vita e per la sua rinomata santità. Anche questa sera il concerto sarà una grande preghiera rivolta al cielo ed un grande ringraziamento al Signore. Spingere i giovani all'arte e creare scambi culturali europei sono le mete dell'Associazione Culturale Jubilate Deo. Questo è il motivo per il quale in questo concerto proporremo giovani talenti ed avremo un'orchestra di origine ucraina. Tutto ciò è frutto di un lavoro continuo nell'ambito associativo che ha visto i suoi risultati anche nel giugno 2015, dove il coro Jubilate Deo ha collaborato con il maestro Andrea Bocelli al concerto Notti Magiche alla Reggia, un riconoscimento non solo per la Jubilate Deo, ma per la città di Torre del Greco, per il suo valore artistico. È rispettoso da parte mia sottolineare che tutto ciò si realizza grazie al talento artistico del nostro direttore, il maestro Giuseppe Polese. Ora con piacere lascio la parola alla nostra direttrice di produzione, la signora Lia Balzana, una valida collaboratrice ricca di idee e di creatività, che vi presenterà il programma. Buon ascolto a tutti e splendido 2016. Buonasera e benvenuti a tutti. Mi fa piacere che anche questa sera siete qui numerosi nel tradizionale concerto di fine anno dell'Associazione Musicale Jubilate Deo. Per quest'anno l'Associazione propone alla città di Torre del Greco l'elegante messa in sol maggiore di Franz Schubert e il sontuoso Te Deum in do maggiore di Mozart. Gli interpreti di questa sera sono tre giovani nati all'interno dell'associazione: il soprano Maria Teresa Polese, il tenore Gianluca Pantaleone e il basso Antonio Mazza. All'organo un altro giovanissimo, figlio dell'associazione Jubilate Deo, Nicola Polese. Gli interpreti di questa sera, oltre i solisti, saranno il coro filarmonico Jubilate Deo, che ormai tutti voi conoscete, e l'orchestra Armonia Nobile. L'orchestra, che viene dall'Ucraina, ha collaborato con noi anche negli anni precedenti, quindi è un connubio che ormai si ripete. Dirige il concerto il direttore Giuseppe Polese, che accogliamo con un applauso. Di questa sera una parola che bisogna dirla, sennò ecco, si dice sempre per l'associazione culturale, poi magari noi sappiamo quello che facciamo, voi rimanete un poco distanti. È chiaro che capisco che nel pubblico possono esserci persone già pratiche, navigate in questi generi e soprattutto la conoscenza degli autori, però è giusto che mettiamo un po' tutti quanti, diamo tutti quanti una chiave di lettura. La messa di quest'anno, che abbiamo scelto per il concerto di quest'anno, è la messa in sol maggiore di Schubert. Già Schubert, vedete, noi lo conosciamo solamente per l'Ave Maria, no? Cioè, l'Ave Maria di Schubert, no? Quella di voi, quella di uno, quella di Schubert, no? Ma Schubert, ecco, noi conosciamo Schubert solo per lui. Sarebbe una personalità dalla quale attingere veramente molta ispirazione.
Schubert intanto, ecco, si parla sempre di Mozart, che è morto così presto e fatto tanti come Schubert, pensate, mentre Mozart è morto a 35 anni, Schubert a 31 anni. Quando si parla di Schubert, che ha tutto l'Ottocento intriso di aneddoti, di cose, per esempio una cosa che si dice quando si parla di Schubert, soprattutto tra gli allievi di composizione, pensa che Schubert non ha mai posseduto un pianoforte. Che significa? Era un po' scapestrato, nel senso che non era molto bravo ad autogestirsi nella vita, per cui viveva adesso come la scavigliatura, diciamo, quella che verrà poi. Schubert, per intenderci, è del 1797 e morirà invece nel 1828, quindi proprio il primo romanticismo. Perché questa messa? Questa messa mi ha sempre colpito, mi è sempre piaciuta, sin dalla prima volta che l'ho eseguita con San Carlo, forse nel 91-92, adesso non ricordo precisamente, e allora per chi conosce la mia famiglia, soprattutto il foro, il soprano solista era Lucia Petrosino, mi sembra un visto. Nino Mennella, che qui presente, era lui il tenore solista. Dunque, e ci chiedevamo sempre durante la fase di studio qual è la chiave di lettura di questa messa. Bene, è veramente una ninna nanna, di una dolcezza struggente da cantare un bambino. Tra l'altro in quel periodo mia moglie aveva avuto Chiara, la mia seconda figlia, e quindi fu veramente una grande chiave di ispirazione per la messa.